La conseguenza del mancato dragaggio del porto di Pescara. L'indennizzo per la marineria sembra essere l'unica cosa concreta, forse l'unico risultato possibile che i pescatori potranno conseguire almeno nel breve termine. Queste immagini sono state registrate a Palazzo di Città, a Pescara, dove una delegazione della locale marineria si è recata per continuare la protesta, che era iniziata ieri e che si era conclusa in Capitaneria di Porto con la riconsegna dei registri di navigazione nelle mani del comandante. Eclatante dimostrazione di resa dei conti di una categoria messa in ginocchio da quanto sta paradossalmente accadendo nella vicenda del mancato dragaggio del porto, sul quale grava anche una indagine della Procura della Repubblica dell'Aquila. La vicenda è nota ed è in estrema sintesi caratterizzata da risultati contrastanti fra prelievi ed analisi dei cosiddetti fanghi del fondale effettuati da Carabinieri ed ARTA, l'Agenzia per la Tutela Ambientale. In base ai risultati ottenuti dall'agenzia, quel materiale registrava una minima presenza del pesticida DDT. Per le altre dei carabinieri quella sostanza era presente in quantità maggiore, rendendo impossibile lo scarico a mare dei fanghi dragati, da depositare invece in una discarica per rifiuti speciali. Nel frattempo la procura dell'Aquila ha dissequestrato la draga per non danneggiare la ditta che si era aggiudicata l'appalto, a condizione che lasciasse il materiale asportato in banchina. Sindaco e marineria si sono incontrati e l'unica cosa certa sembra essere, come abbiamo anticipato, la possibilità che la regione possa fare qualcosa per compensare la forzata inattività di pesca. E lunedì prossimo, 9 gennaio, ci dovrebbe essere un incontro con il presidente della regione Gianni Chiodi ed altri esponenti della giunta regionale. L'assessore alla pesca Mauro Febbo, ad esempio, a cui certamente spetterà il compito di indicare il possibile percorso, magari all'interno dei fondi FEP, Fondo Europeo per la Pesca, come già fatto peraltro nel recente passato. Questa è una dichiarazione di Moreno Di Pietrantonio, capogruppo del PD in Consiglio Comunale, disposto a rilasciare una dichiarazione in quel momento dell'incontro. Per la cronaca è giusto far presente che il sindaco Albo Remascia ha chiesto di poter incontrare la delegazione dei pescatori in riservatezza, annunciando la diffusione di uno specifico comunicato. Questa la dichiarazione di Moreno Di Pietrantonio. È stato deciso che c'è appunto questo incontro, è stato concordato un incontro alle 14 all'Aquila, a margine della giunta regionale, con il presidente Chiodi e con altri assessori, con una delegazione dei marinai, una delegazione dei consiglieri anche comunali, e con chiaramente il sindaco ed altri della maggioranza. Ma la riflessione che mi viene da fare è che innanzitutto, insomma, presidente Chiodi si poteva pure degnare di venire in questa città a Pescara con questo gravissimo problema che è quello della chiusura del porto e di un'economia in ginocchio. Presidente, poteva venire a incontrare tutte le parti. Adesso c'è l'ennesimo viaggio della speranza, io la chiamo, per cercare di trovare l'indennizzo per questi operatori, per questi lavoratori del mare, un indennizzo, a cominciare da evidentemente quando hanno riconsegnato le licenze. Evidentemente le soluzioni le possono trovare coloro i quali hanno responsabilità di governo e quindi potere decisionale.